Ciao a tutti, oggi vedremo la differenza tra due tipi diversi di pugno. Il Seiken è il più preciso e acuminato Ippon Ken. Per farvi vedere questa differenza abbiamo scelto di fare un tameshibari, una specie di tameshibari, su delle angurie. Chiaramente non lo faremo qua nel dojo, quindi ci spostiamo all'aperto. Per questo video abbiamo scelto delle angurie rotonde anziché quelle lunghe, sono molto più resistenti. Allora, vediamo la differenza adesso tra il Seiken, pugno forte, e il più acuminato e preciso, Ippon Ken. Iniziamo colpendo piano, semplicemente non per rompere l'anguria, ma per far vedere la differenza del segno. Ok, vieni vicino. Come si può vedere, l'Ippon Ken lascia un foro preciso. Adesso colpiamo sempre piano, ma col Seiken, per vedere la differenza di danno. Vieni vicino. Come è possibile notare, il Seiken ha sfondato l'anguria anziché bucarla. Ok, adesso vediamo il Seiken, l'Ippon Ken. Rompiamo di 6 che. Come avete appena visto, i danni all'anguria sono decisamente differenti. L'Ippon Ken ha creato dei danni molto più penetranti, ma limitati, circoscritti all'area, mentre il Seiken ha sfondato completamente l'anguria. Questo è quello che capita poi sul corpo dell'avversario. Attenzione, questo non significa che l'Ippon Ken, come qualcuno crede, sia migliore del Seiken. Sono due strumenti diversi, esattamente come due punte diverse di un trapano. C'è quella per il legno e c'è quella per il ferro. Qua è la stessa cosa, punte diverse, strumenti diversi, armi diverse, per punti del corpo diversi. Chiaramente siamo contrari allo spreco di cibo, di conseguenza non abbiamo sprecato le angurie e anzi ne abbiamo fatto dei buonissimi frullati. Se vi è piaciuto il video e vi piace il lavoro che facciamo con il karate, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e veniteci a trovare per uno dei nostri corsi su Torino o Settimo Torinese. Ciao, alla prossima!